27 giugno. L'arte contemporanea per raccontare il rapporto tra uomo e natura in mostra alla Villa Panza di Varese la bellezza e la fragilità del nostro pianeta. Un labirinto di vegetazione locale, precario ed eterno allo stesso tempo. Una montagna di sale, un cono d'acqua in bilico tra il rigore geometrico e l'imprevedibilità della natura. 28 grandi opere e installazioni suggestive di Meg Webster e Roxy Payne per riflettere sul mondo che ci ospita. Ho cercato di essere didattica, spero in modo poetico e romantico, nel contesto etico della land art e del minimalismo, nel segno dell'arte contemporanea. Una mostra sull'ecosistema, viaggio alla scoperta del senso della vita, terra, sabbia, acqua, luce. Una serra alimentata da pannelli solari, esperimento di ecologia sostenibile. Progetto del FAI nel parco e nella Villa Panza di Varese fino al 28 febbraio dal titolo Natura Naturans, preso a prestito dal filosofo Spinoza. Quando la mente si trasforma, anche le azioni possono cambiare. L'arte ha questo compito, raccontare le situazioni in cui l'essere umano si trova a vivere e per questo può essere molto potente. But that can be very powerful. Collegata a Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita. Messaggio per gli abitanti della Terra. Abbiamo una responsabilità, prenderci cura di ciò che ci circonda. Sento la responsabilità come artista ed è quello che sto facendo, ma non so se è abbastanza. Possiamo richiamare l'attenzione della gente, ma non so se possiamo realmente influenzare i comportamenti. Ci piacerebbe molto. Per regalare al mondo un respiro nuovo, che sappia di buono e di futuro.